Eccoci ritornati in diretta. Dunque, abbiamo ascoltato un breve passaggio della omelia di Papa Francesco di domenica scorsa, domenica della parola di Dio, in cui ha posto un davvero accenno importante all'importanza della parola di Dio e alla missione. Continuando a parlare di missione, di missionari, voglio dare il benvenuto al nostro ospite che è in collegamento con noi dal Sud America, Paolo Manzo, a cui faccio gli auguri innanzitutto di buona festa di San Francesco di Sales. Molte grazie, ricambio, qui si celebra anche qui e quindi domani poi tra l'altro qui a San Paolo c'è un'altra festa, San Paolo del Brasile, che è qui della città, però insomma grazie ed è un piacere stare con la TV di Padre Pio, che noi ascoltiamo sempre qui al mattino in Brasile. Grazie Paolo. Noi con lei vogliamo parlare di questa situazione particolare in Sud America, terra di missione per antonomasia, per eccellenza, partendo dalla situazione in un paese che sta vivendo davvero un momento particolare della sua storia. Mi sto riferendo ovviamente all'Ecuador, i cui riflessi sono arrivati anche ovviamente qui in Italia, che stamattina in qualche maniera vogliamo approfondire anche a partire dall'esperienza dei tanti missionari che popolano quella terra. Poi proveremo anche un po' ad allargare l'orizzonte, tempo permettendo. Allora, partirei dunque proprio dall'Ecuador e le chiederei: quale situazione sta vivendo questo paese? La situazione è grave innanzitutto da qualche anno, come mi confermava padre Marcello Farfan, che è l'ispettore dei Salesiani, che ho intervistato qualche giorno fa e poi siamo in costante contatto per l'agenzia SIR e anche per il sito Vita No Profit. E lui mi ha descritto la situazione confermando quelle che erano, diciamo, i miei studi, i miei approfondimenti. Io curo appunto questa newsletter quotidiana che si chiama Latin American Insider, che dirigo e mi occupo proprio anche di sicurezza oltre che di sociale, e questa situazione è arrivata in Italia all'improvviso a causa di immagini che hanno fatto il giro del mondo, come per esempio alcuni criminali legati alla banda, a una delle principali bande criminali che ci sono, che operano in Ecuador per conto terzi, per conto dei cartelli messicani, lo Scionero, sono entrati nella principale televisione di Guayaquil, che è il porto più importante dell'Ecuador. Perché da qualche anno a questa parte è successo che l'Ecuador è diventato l'hub, cioè il centro di esportazione soprattutto della cocaina, che tra l'altro l'Ecuador nemmeno produce. Si produce in Colombia, che continua a essere il paese dove al mondo se ne produce di più, e poi in Bolivia e in Perù. Però se prima partiva da altri paesi, adesso da almeno il 2021, secondo le Nazioni Unite, l'Ecuador è il paese da cui parte più droga, sia verso l'Europa che verso gli Stati Uniti, su rotte del Pacifico, e anche le bellissime paradisiache isole Galapagos sono diventate un centro importante, proprio perché sulle navi si scambiano e si carica questa cocaina che poi arriva da noi. Questa situazione chiaramente ha frammentato e fatto aumentare le violenze, e queste bande, sono 22 che sono state dichiarate organizzazioni terroristiche una decina di giorni fa dal presidente, quando c'è stata appunto questa occupazione della TV e una serie di evasioni eccellenti. Sono usciti come se fosse in Italia dal carcere Totorina e Provenzano nel giro di 24-48 ore, a dimostrazione di due cose: che loro controllano, queste organizzazioni, le carceri, e soprattutto che sono in guerra tra di loro. Sono 22, quindi immaginatevi, l'altro ieri, per rendicontarvi, sono state sequestrate 22 tonnellate di cocaina,
è un record, credo, mondiale, non solo per l'Ecuador. Quindi c'è il coprifuoco, c'è molta violenza, e questo ha un impatto chiaramente sulle missioni, sul sociale, tornando a noi, perché la violenza porta sempre a un impoverimento degli strati più poveri della popolazione, che sono appunto in quartieri che sono controllati, perché manca lo Stato, da queste bande. Quando ci sono 22 bande, cartelli della droga, che lavorano in franchising per i messicani, quindi con i metodi messicani, voi capite che l'Ecuador, che 10 anni fa era il paese uno tra i più sicuri dell'America Latina, oggi si trova ad essere il quinto paese più pericoloso al mondo e il più pericoloso a livello di tassi omicidiari dell'America Latina. Questo è un po' il quadro dell'Ecuador. Una situazione particolare, dunque. Leggevo anche nell'intervista che lei ha fatto a padre Marcello Farfan, quindi l'ispettore, come ci ha detto giustamente, dei Salesiani nel paese, è uno scenario peggiore anche della Colombia dei tempi di Pablo Escobar. Siamo ripiombati indietro di 30 anni, perché Pablo Escobar, se non ricordo male, è morto nel gennaio del 93 o nel dicembre, insomma, comunque siamo lì più o meno. E quindi un salto indietro epocale, potremmo dire. Purtroppo sì, con la differenza aggravante, se vogliamo, che c'è una maggiore frammentazione. Al tempo di Escobar c'erano due attori principali, che erano il cartello di Medellin e il cartello di Cali, che poi entrarono in guerra, mentre prima erano uniti per evitare l'estradizione dei loro boss negli Stati Uniti, perché chiaramente in Colombia non era, le carceri erano note a 4 stelle, come ha detto qualcuno. Esattamente, cioè è sintomatico: quando fu incarcerato Pablo Escobar, poi evase da quella carcere che si chiamava vicino a Medellin, la Catedral, lui aveva di tutto e faceva arrivare anche calciatori, cantanti, insomma comandava questo hotel a 5 stelle che era la Catedral. Quindi dopo c'è stata la guerra contro lo Stato da parte di Escobar, che era stato eletto senatore, ma poi un giornale locale, il cui direttore fu poi per questo ucciso, l'Espectador della Colombia, denunciò i suoi proventi di narcotrafficante, e lì cominciò la guerra anche di Escobar contro lo Stato. Uccise non solo il direttore Cano dell'Espectador, ma uccise magistrati, giudici, uccise centinaia di persone su un volo della compagnia aerea colombiana Avianca, uccise candidati alle presidenziali e fece saltare in aria un intero palazzo a Bogotà, che era il palazzo in sostanza della polizia che cercava di catturarlo. Quindi scatenò una vera e propria guerra contro lo Stato e contro il cartello di Cali, che invece aveva assunto un atteggiamento meno belligerante, chiaramente, e non stragista. Se vogliamo fare un parallelismo con l'Italia, Cali assomigliava di più a Provenzano e Escobar assomigliava, superandolo, a Riina. Ecco. Adesso in Ecuador, oltre ai due boss principali dello Choneros e dello Lobos, sono presenti ben 22 fazioni che sono in guerra tra loro, ma al contempo è stata dichiarata la guerra allo Stato, che è molto più infiltrato oggi in Ecuador di quanto non lo fosse la Colombia di 30 anni fa, perché c'è un processo che ha scatenato, se vogliamo, quello che è successo e sta succedendo nelle ultime settimane, che si chiama Metastasis, non a caso Metastasi, e che coinvolge alti magistrati della Corte Suprema, giudici, politici di livelli altissimi, poliziotti e capi delle forze dell'ordine. Quindi c'è proprio una commistione, tant'è che addirittura le aziende private stanno cercando di introdurre per legge il cosiddetto poligrafo per assumere, perché succede che
i dipendenti delle aziende private vendono informazioni. La anche macchina della verità sarebbe in sostanza. Bravo, bravo, la macchina della verità, al che qualcuno ha risposto, ma forse questa macchina della verità dovrebbero renderla obbligatoria anche per i funzionari dello Stato. Assolutamente. Quindi in questo senso io credo che padre Farfana abbia proprio sottolineato questa situazione dei tempi di Pablo Escobar e forse aggiungo io proprio per queste infiltrazioni perfino peggiore. Lo scenario però per l'Ecuador diciamo che non può che migliorare, infatti da quando è successo che c'è stato imposto il coprifuoco i tassi degli omicidi sono tre volte minori. Cos'è più semplice per i narcotrafficanti messicani, che sono quelli che danno le carte del gioco oggigiorno? È spostarsi dall'Ecuador a qualche altro paese dove c'è meno l'attenzione, perché adesso in Ecuador praticamente sono arrivati tutti, a cominciare dagli Stati Uniti, mm-hmm. con una tecnologia che riesce a individuare i delinquenti anche quando scappano. E quindi allora è molto probabile che si sposti l'hub dall'Ecuador, non so, ad esempio al Perù, mm-hmm. Ad esempio al Brasile, che sta sull'altra costa, quella dell'Atlantico, e quindi sarebbe anche più vicino all'Europa. Il porto di Santos in Brasile è, dopo di quello di Guayaquil, è infatti il secondo porto di partenza da cui parte più droga verso l'Europa, verso l'Europa soprattutto. Allora Paolo, noi dobbiamo fermarci qualche istante per la pubblicità. La invito a rimanere con noi perché poi parleremo anche del paese di Papa Francesco, l'Argentina, che ha subito un cambio della guardia alla presidenza e che guarda al futuro con ottimismo, non lo so, ce lo dirà lei. Aspettiamo un attimo la pubblicità e poi ancora insieme. Eccoci tornati in diretta, dunque siamo in collegamento con Paolo Manzo, il collega giornalista da San Paolo del Brasile, che ci sta illustrando questa situazione davvero così complicata che stiamo vivendo che stanno vivendo in Ecuador. Fra Raffaele, se vuoi intervenire. Sì, io volevo chiedere anch'io su tutta questa situazione un po' catastrofica, questo scenario un po' terribile. Ecco, lo Stato fa quel che può, penso, però anche nello Stato sicuramente, come lo vediamo in altri paesi del mondo, ecco, possono esserci sempre degli infiltrati, quindi perciò lo Stato fa quello che può. Ma volevo dire, volevo chiedere anche la Chiesa, ecco, quale ruolo ha in tutto questo, quale voce alza a difesa anche soprattutto della gente sfruttata, della gente che, ecco, magari tante volte poi si ammazzano, muoiono tante persone. Che è l'istituzione per eccellenza che è sempre vicino ai più poveri, e quindi limitandoci ai missionari sono veramente incredibili il coraggio e le azioni dei missionari in America Latina, un po' ovunque. Recentemente è stato ucciso o si è suicidato, purtroppo è difficile comprenderlo, un missionario che lavorava con gli indigeni in Venezuela, del Kenya era originario, era della consolata, era venuto tante volte in Italia, e anche in Ecuador operano in quartieri veramente difficili. Io ero stato al quartiere Monte Sinai di Guayaquil, perché c'era un progetto anche lì di altri missionari, Garde Cristo, che costruiva case di bambù. Ecco, i salesiani, per esempio, parlando con padre Farfan, mi raccontava che sono presenti in quel quartiere, così come in altri quartieri, a Esmeralda, su tutta la costa. Ricordiamo che i missionari, come anche nell'Argentina di Papa Francesco, stanno, lì mi ricollego anche appunto al paese del tango, stanno nei paesi, nelle zone più pericolose, a rischio. E a Monte Sinai, proprio 10 giorni fa, sono entrati le gang dello Sioneros, e quindi io immagino quella povera gente che era aiutata proprio dai missionari, che devono, insomma, i missionari lavorano anche a contatto con i delinquenti, perché purtroppo i delinquenti, dove non c'è lo Stato, controllano il territorio. Quindi questa è una
è un dato di fatto che vale ovunque, e cercano di fare il possibile, e anche sovente l'impossibile, però è una situazione molto a rischio, come testimonia appunto il gran numero di missionari che vengono minacciati, che vengono uccisi anche in America Latina. Situazione davvero molto molto particolare, ci tenevamo proprio per questo motivo a focalizzarci un attimo su questa davvero polveriera che potrebbe esplodere, speriamo di no. Passiamo all'Argentina, perché si parla di questa visita di Papa Francesco che qualcuno presume essere imminente tra marzo e aprile, insomma una Argentina, il paese del tango, che attende davvero come se fosse manna dal cielo, giustamente come riportava lei Paolo nel suo articolo per Popoli in Missione, questa visita di Papa Francesco. Cito un dato, la povertà, dati dell'ultimo trimestre 2023, la povertà ha una diffusione del 50% e il 10% della popolazione vive in miseria, davvero una situazione catastrofica, forse peggiore di quella del 2001. Direi di sì, perché si parte da una base peggiore, cioè noi nel 2001 abbiamo avuto una crisi che partiva da un tasso di povertà che era intorno al 20%, oggi noi partiamo da una crisi che ha un tasso di povertà che sfiora il 50%. E quindi se uno parte da una situazione molto peggiore, sicuramente meglio è destinato a non andare, a meno che non si riesca a fare politiche che siano al contempo più distribuite e per tutti e al contempo meno corrotte, perché i problemi in America Latina sono due. Soprattutto al di là di tutte le chiacchiere che uno può fare, la corruzione e la violenza legata al traffico, soprattutto della droga, ma anche delle armi. Questo chiaramente incide anche sulla distribuzione, al di là dei modelli che si vogliono usare, perché poi c'è, sappiamo, un contrasto tra modelli più, diciamo, socialisti, comunisti o modelli più capitalisti, liberisti, ma al di là dei modelli entrambi devono poi affrontare queste due variabili che sono veramente il problema, io direi, principale. Oggi soprattutto la violenza, perché se vediamo Rosario, che è la seconda città dell'Argentina, la situazione è drammatica, lì c'è un cartello della droga che si chiama Los Monos, che ha messo a ferro e fuoco la città, hanno minacciato il sindaco recentemente eletto, che è dovuto andare a mandare la famiglia, cioè stiamo assistendo anche in Argentina a una colombianizzazione del territorio di Pablo Escobar, perché prima dicevo il Brasile perché c'è il porto di Santos, ma anche l'Argentina potrebbe succedere all'Ecuador come via di uscita, con tutte le conseguenze dal punto di vista della violenza. Senta Paolo, Paolo, abbiamo un minuto prima di chiudere. Perché allora potrebbe essere importante la visita di Papa Francesco, che non è confermata da nessun organo di stampa assolutamente, né tantomeno dalla Santa Sede stessa? Perché allora gli argentini attendono il Papa? Ma è fondamentale, come ha detto l'amico e padre Marcò, sarebbe una manna dal cielo. Lo attendono perché innanzitutto sarebbe rivoluzionario, dopo tutto quello che è successo a causa del nuovo presidente Milei, che in campagna elettorale, come ha detto poi il Papa, sono cose che si dicono per vincere le elezioni, attaccò duramente, volgarmente, quasi bestemmiandomi, si passi il termine, lo stesso Papa Francesco, ma Papa Francesco, chiaramente, essendo il Papa, è superiore, quindi sarebbe importante sia dal punto di vista del messaggio politico che dal punto di vista proprio della fede, perché l'Argentina, uno prega quando ha più fame, di solito succede questo, purtroppo, quando si sta bene si prega di meno solitamente, e allora sarebbe fondamentale. Si dice che
Prima verrà Milei a visitare il Papa, perché ci sarà una beatificazione a febbraio di un religioso argentino, e poi nella seconda metà, padre Marco ha detto, Papa Francesco ha espresso anche lui la volontà di andare in Argentina. Speriamo che sia possibile, che speriamo che quando andrà Papa Francesco la situazione in Argentina non sia ulteriormente peggiorata. Diciamo che prima va, meglio è, secondo l'osservatore, perché pacificherebbe, unirebbe un paese che oggi c'è il primo sciopero generale, vi comunico, e siamo a un mese e 40 giorni dall'insediamento del nuovo presidente. Quindi capite che c'è anche una tensione sociale, oltre che un problema economico, che Papa Francesco potrebbe sanare, perché è una grande figura religiosa, ma anche un punto di riferimento per il paese che conosce bene, perché lui nel 2001 era lì, ha visto gli scontri. Bene, Paolo, grazie di cuore. Noi purtroppo abbiamo la celebrazione imminente, dunque ci dobbiamo lasciare. Magari apriremo nel prossimo futuro un'altra finestra importante sul Sud America, perché è importante, lo abbiamo ascoltato. Grazie di cuore per essere stato con noi. A voi, grazie. Padre Raffaele, un saluto. Grazie e anche a tutti gli ascoltatori. Grazie.